Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. La prima cosa che voglio dirvi oggi è buon Natale. Buon Natale a tutti di tutto cuore. Io spero davvero che oggi possa essere una bella giornata per tutti. Spero che voi possiate trovare sotto l'albero l'avverarsi di qualche desiderio, comunque un sacco di regali graditi, ma soprattutto tanta serenità e tanta gioia. Io davvero lo auguro a tutti. Ma oggi, a parte gli auguri di Natale, io vi volevo anche raccontare una leggenda, che è quella del personaggio natalizio più famoso del mondo, ossia Babbo Natale. Quindi oggi vi parlerò non di qualche storia macabra come al mio solito, ma della leggenda di Babbo Natale. È molto curiosa questa cosa perché Babbo Natale, tutti lo conosciamo, sappiamo che è un uomo anziano, ha la barba bianca lunga, è vestito di rosso, porta doni ai bambini buoni di tutto il mondo la notte tra il 24 e il 25 dicembre e per farlo vola sulla sua slitta trainata da renne. Ma soprattutto sappiamo che Babbo Natale vive al Polo Nord, vive in Lapponia. Ma la cosa curiosa, sapete qual è? Che in realtà il vero Babbo Natale, tra virgolette, comunque il personaggio che viene associato a Babbo Natale, che è San Nicola, in realtà è nato e vissuto in Turchia, quindi non ha niente a che fare con il Polo Nord. Però in realtà al Polo Nord ci arriveremo lo stesso, perché comunque c'è una leggenda che è anche legata appunto al Polo Nord. Ma andiamo con ordine. Chi era San Nicola? San Nicola era un vescovo che è nato nel 270, mi sembra comunque alla fine del 200 d.C. ed è morto nella prima metà del 300 d.C. Aveva più o meno 73 anni quando è morto. Era stato eletto vescovo di Mira ed è diventato famoso soprattutto per un episodio particolare. Questo episodio racconta di come lui abbia salvato, tre fanciulle dalla schiavitù. Perché il padre di queste ragazze era ricco, poi è caduto in miseria e quindi stava per vendere le sue figlie e venderle come schiave. San Nicola le ha salvate, ha fatto passare attraverso la finestra della casa di quest'uomo tre sacche piene d'oro e gliela ha fatte trovare vicino alle scarpe che loro avevano messo a scaldare vicino al fuoco. Quindi ovviamente quando il padre ha trovato queste sacche piene d'oro ha detto: "Dio, sono tornato ricco" e quindi non è stato più necessario vendere le sue figlie come schiave, quindi le ha salvate. E dopo questo episodio è anche diventato il protettore delle vergini. Infatti molte donne si rivolgevano a lui in preghiera perché appunto gli chiedevano di aiutarle a trovare marito. Inoltre, per il fatto che lui ha lasciato queste borse piene d'oro, era anche diventato il patrono del Banco dei Pegni. Infatti, spesso viene raffigurata la sua immagine con tre palle d'oro che sono appunto il simbolo del commercio. Inoltre sembra che San Nicola andasse sempre in giro con una sacca piena di dolci, piena di regali che distribuiva ai bambini buoni. E l'usanza, soprattutto in Germania e in Olanda, era diventata quella di la notte di Natale mettere fuori dalla porta delle scarpe con del fieno e delle carote per nutrire il cavallo bianco di San Nicola, perché sembra che San Nicola andasse in giro con il suo cavallo a distribuire doni ai bambini buoni. E quindi diciamo che da qui si arriva facilmente alla figura di Babbo Natale che distribuisce doni. Ma in realtà la leggenda di Babbo Natale ha anche un'altra storia che deriva da un'antica profezia, e in questo caso andiamo fino al Polo Nord, perché sembra che secondo questa profezia un uomo anziano, un artigiano, fabbricante di giocattoli in legno, sia arrivato per qualche motivo al Polo Nord, dove si è perso. E qui ha trovato una casa con dei personaggi un po' particolari, che sono poi quelli che noi chiamiamo gli elfi di Babbo Natale. E sembra che in questo luogo un po' magico gli sia stato rivelato il suo destino e gli sia stato comunicato che lui era il prescelto, perché non avendo figli propri ed essendo un uomo molto buono, avrebbe amato i bambini di tutto il mondo. E il suo compito sarebbe stato quello di consegnare nella notte tra il 24 e il 25 dicembre i suoi giocattoli ai bambini buoni di tutto il mondo.
Ovviamente per fare tutto questo gli sarebbe venuto in aiuto il tempo, il quale si sarebbe fermato per consentirgli con tutta calma di consegnare i suoi regali, ma gli sarebbe anche stata donata una slitta trainata da renne volanti, questo per rendere tutto un pochino più veloce. Inoltre, tutti i bambini dell'Europa del Nord lo avrebbero chiamato Santa Claus, ma tutti i bambini dell'Europa del Sud lo avrebbero chiamato Babbo Natale. E quindi sembra che ci siano due leggende legate alla figura di Babbo Natale. Ditemi nei commenti quale delle due vi piace di più. Io devo dire che forse la seconda è un po' più magica, sembra più una favola, quindi forse è un po' più carina. La prima invece è un po' più legata ai fatti reali della storia, però fatemi sapere quella che vi piace di più giù nei commenti. Io vi auguro ancora buon Natale di tutto cuore, mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, io vi mando tantissimi auguri e un bacio enorme.